tante rotte confermate, quelle degli ultimi anni, e tante nuove destinazioni dall'aeroporto d'Abruzzo, questo grazie al bando della regione e agli investimenti che sono stati messi in atto per il rilancio dello scalo aeroportuale dopo l'emergenza sanitaria. E oggi usciamo con un piano industriale molto innovativo che in 2 anni ci riporta vicino al 1 milione di passeggeri e quasi 10 rotte nuove, la conferma delle 10-12 che avevamo. Noi da marzo-aprile saremo l'aeroporto regionale meglio collegato in Italia e in Europa di tutti quanti i nostri competitors, avremo nuove rotte come Monaco, Malpensa, Torino, Genova, Firenze, per dire Lamezia Terme, Catania, Palermo, Cagliari, non li ricordo neanche più tutti, e quindi ci candidiamo ad essere un polo turistico, economico e congressuale nel vero senso della parola. Di questo devo ringraziare la Regione che ha mantenuto gli impegni finanziari, il mio staff e il mio management che insieme a me ha licenziato il primo piano industriale Recovery Plane, Airport Plane come l'ho chiamato, e un bando fatto in 29 giorni, esitato, pensato e fatto, che permette oggi all'Abruzzo di essere la prima regione, il primo aeroporto d'Italia su questo terreno. Assessore Damario ha detto in conferenza stampa: quella di oggi è una grande giornata, la regione investe sull'aeroporto d'Abruzzo perché guarda al dopo emergenza sanitaria. Assolutamente sì, oggi è una grande giornata perché mentre ci avvitiamo nelle polemiche rossa, arancio e quant'altro, però dimostriamo che allo stesso tempo stiamo pensando al dopo Covid. Oggi è una giornata importante perché riprogrammiamo rotte storiche già presenti nel nostro aeroporto e programmiamo nuove rotte sicuramente importanti per lo sviluppo turistico, anche per lo sviluppo economico, perché ci sono tratte importanti come quelle di Torino. Faccio un esempio, voi sapete che noi abbiamo il quarto distretto industriale per l'automotive, essere collegati con Torino, voi sapete cosa rappresenta Torino per l'automotive a livello mondiale, quindi è un grande giorno. Programmiamo il futuro della regione Abruzzo. Dimostriamo che ci avevamo creduto come governo, come programma elettorale, come programma di governo, ma soprattutto come un lavoro fatto insieme con il Consiglio regionale, con la maggioranza, perché insomma un bando da 800.000 euro che possono arrivare a 1.200.000, che copre tantissime rotte in un periodo come questo, significa pensare al nostro futuro, al futuro dell'Abruzzo, che in termini turistici, in termini economici ha sicuramente un risvolto importante. Abbiamo la possibilità di rotte come quella di Torino e quella di Trieste, di Treviso, che ci riapre quindi al nord-est, che ci servono assolutamente. Ci sono rotte turistiche che hanno necessità per una regione che punta al proprio turismo, come Parigi, come Praga, come Monaco, eccetera, non possono non avere.